Siamo nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati con Domenico Pinto, presidente dell'associazione ASI, affrontiamo la sua vita insieme, che ha diretto un grande incontro in occasione di questa giornata dell'udito, proprio sulle tematiche della sordità, rappresentando famiglie e pazienti e anche le istituzioni per certi versi. Quindi avete incontrato medici, avete incontrato altre famiglie come voi. Quali sono i contenuti principali che avete voluto esporre in questa sede così importante a livello istituzionale? Guardi, oggi nella giornata mondiale dell'udito è un luogo dove le istituzioni possono attingere su quello che è successo all'interno del convegno. E i temi principali era quello di avere le società scientifiche all'interno di questo convegno, in cui sono anche i protagonisti dei LEA che oggi sono stati aggiornati, e quello per noi è stato un evento storico. Ma ci sono alcune lacune in cui il nomenclatore tariffario è rimasto vecchio su alcuni accorgimenti, come le protesi impiantabili e quant'altro. Le associazioni possono fare di più se sono coinvolti insieme anche alle istituzioni come il Ministero della Salute. I contenuti sono stati molto importanti, in cui oggi abbiamo potuto scorporare i LEA, Stato, Regioni e le linee guida, quelli che sono, che danno la responsabilità ai prescrittori. Oggi c'è anche il medico della medicina di base, cosa che oggi non sappiamo in quale misura loro sono aggiornati su tutto quello che possa essere. Poi un altro contenuto molto importante, in un forum creato da Jody, la mamma americana, in cui 8.000 membri hanno potuto raccontare una parte dei propri racconti fatti nella giornata del 2016 virtualmente. Oggi abbiamo avuto delle storie reali in cui personalmente mi sono anche emozionato in diversi contesti, in cui la persona sorda, il genitore, il bambino, a livello di attingere sulle problematiche che si possono affacciare nel mondo della sordità, il forum oggi è un punto di sostegno che ASI come associazione ha sempre sostenuto questa politica. Ecco, particolarmente interessante sul fronte delle storie vere di sordità e di percorso di sordità è stato sentire come alcuni genitori hanno lamentato la solitudine che spesso, tranne per i momenti forse di incontro con le associazioni, una solitudine che spesso interessa le famiglie che affrontano un percorso di sordità, nel senso che dal punto di vista sanitario c'è tutto un percorso ospedaliero, dalla parte invece più psicologica, di consulenza, di sostegno, forse manca ancora qualcosa. Sì, sicuramente c'è molto da fare, però ricordo che circa 2 anni fa ASI ha creato degli sportelli di ascolto all'interno delle strutture ospedaliere, che sono partiti in parte su alcuni centri sparsi per l'Italia. Esatto, la parola giusta è il lato psicologico. Quando una famiglia gli viene comunicato il bambino è sordo, nessuno si preoccupa dei genitori, cioè che sono gli elementi in cui in un momento non lucido devono fare delle scelte molto difficili sui propri figli. ASI in alcuni contesti abbiamo preso in carico i genitori. Sicuramente oggi c'è molto da fare. Il lato psicologico lo mettiamo, che un team multidisciplinare possa creare le condizioni per far sì che il percorso sia meno travagliato per affrontare le problematiche della sordità. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi.